donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri, quelli cori come muli. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna, donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori. Donna, cosa succederà quando a casa non tornerà? Quanto più chiudo gli occhi, allora meglio vedono, perché per tutto il giorno guardano cose indegne di nota. Ma quando dormo, essi nei sogni vedono te, e oscuramente luminosi, sono luminosamente diretti nell'oscuro. Allora tu, la cui ombra le ombre illumina, quale spettacolo felice formerebbe la forma della tua ombra il chiaro giorno con la tua assai più chiara luce, quando ad occhi senza vista la tua ombra così splende. Quanto, dico, benedetti sarebbero i miei occhi, guardando a te nel giorno vivente, quando nella morta notte la tua bella ombra imperfetta, attraverso il greve sonno, su ciechi occhi posa. Tutti i giorni sono notti a vedersi, finché non vedo te. E le notti, i giorni luminosi, quando i sogni si mostrano a me. Donna, fatti saltare addosso, in quella strada nessuno passa. Donna, fatti legare al palo, e le tue mani ti fanno male. Donna, che non sente dolore quando il freddo gli arriva al cuore. Quello ormai non ha più tempo, e se n'è andato soffiando il vento. I miei dubbi adesso sono immensi. Era Shakespeare che mentiva, oppure è tra di noi che non esistono menti vincenti? Descrive l'amore come la cosa più semplice e naturale. Allora è evidente che se qualcosa di sbagliato esiste, lo stiamo vivendo oggi. Forse non abbiamo mai ascoltato con attenzione, o peggio ancora, troppe persone non hanno avuto abbastanza forza per parlare. Cosa succederà? Cosa succederà? Cosa succederà nel momento in cui non ci sarà più niente di cui discutere? Perché magari saremo troppo abituati e lasceremo correre ancora una volta, aspettando l'eccezione, il sogno ad occhi aperti, il cazzo di principe azzurro. L'unico colore che si avvicina all'immagine di quest'uomo perfetto è il blu dell'acqua di mare su cui sta viaggiando un'umile barca, guidata a remi da un uomo che si vergogna di appartenere a quel genere maledetto, dall'ignoranza e cattiveria, di non capire quanto tanto fare uccide il suo solo senso di vivere. Donna, cosa succederà quando a casa non tornerai?